所持20キロメートルだらお願いをすることにいたしました。Ecco, vedete? C'è scritto pericolo, da qui in poi zona di 20 km. Con questa breve incursione non dovrei correre alcun rischio. Devo solo fermarmi poco tempo e non lasciare scoperta alcuna parte del corpo. Questa è una stradina interna di Futaba, l'ultimo villaggio a 4 km dalla centrale. Vedete, qui proprio non è passato ancora nessuno da quel giorno. Tutto è stato lasciato così com'era. Gente scappata. Terremoto, tsunami, fallout nucleare. Ecco la zona che li ha subiti tutti e tre. Il navigatore non è impazzito, ma indica strade che non ci sono più. Ecco, siamo arrivati a 2 chilometri dalla centrale di Fukushima, quella che sta facendo preoccupare il Giappone e tutto il resto del mondo. Ecco la centrale. Meglio che mi allontani subito, sennò mi fermano questi. La situazione sembra migliorare. Il livello dell'acqua nella piscina del reattore 4 torna improvvisamente a salire e le radiazioni iniziano a scendere. I reattori restano inavvicinabili, ma gli operai possono tornare nelle sale di controllo senza correre più gravi rischi. Alla fine del mese, l'acqua di mare viene sostituita con acqua distillata. Il circuito di raffreddamento, però, non è più attenuta. L'utilizzo dell'acqua di mare, in aggiunta a quella dolce, raggiunge lo scopo di stabilizzare i reattori, ma comporta anche l'immissione di più di 11.000 tonnellate di acqua radioattiva nell'oceano, per la grande preoccupazione della comunità internazionale che classifica l'incidente al massimo livello della scala INES. La maggior parte dei media nazionali comincia ad accusare il Premier di irresponsabilità nella gestione dell'emergenza. Prima dell'incidente, Naoto era favorevole al nucleare, ma ora ha cambiato idea. In politica cambiare idea ha un prezzo molto alto, che non tutti vogliono pagare. Naoto Kan si è dimesso dall'incarico di premier del Giappone, mantenendo fede all'accordo con l'opposizione dopo aver ottenuto in cambio incentivi per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Il direttore della centrale di Fukushima Daiichi, Masao Yoshida, si è dovuto dimettere dal suo incarico per ricoverarsi e sottoporsi ad urgenti trattamenti medici. Verrà sostituito dal nuovo direttore Takeshi Takahashi. Il premier giapponese Yoshihiko Noda ha dichiarato alla nazione che i reattori avrebbero raggiunto lo stato di spegnimento a freddo. Oggi il Giappone ha spento, ufficialmente per manutenzione straordinaria, l'ultimo dei suoi 54 reattori nucleari ancora in funzione. Il nuovo premier Shinzo Abe annuncia l'intenzione di tornare al nucleare, riapertura progressiva delle vecchie centrali e ripresa dei lavori per quelle ancora in costruzione. La decisione del governo provoca numerose manifestazioni di protesta in tutto il paese.
Dai. Come sai, il 15 mattina sono andato io direttamente alla sede della TEPCO. La situazione era drammatica e i dirigenti della TEPCO stavano prendendo in considerazione l'idea di evacuare la centrale, di abbandonarla al suo destino. Ero furibondo. Dissi ai dirigenti che una cosa del genere era fuori discussione, che l'intero Giappone sarebbe stato a rischio e che dovevamo invece resistere fino in fondo per evitare la tragedia. In gioco c'era il futuro del Giappone. Non potevamo rischiare che fosse contaminato per chissà quanto tempo. Bisognava fare qualcosa, anche a rischio della morte. E questo riguardava tutti, noi politici, i dirigenti della TEPCO, l'esercito, i pompieri, la polizia, tutti. So this is the emergency control headquarters. La dinamica dell'incidente è stata pressoché identica in tutti e tre i reattori che hanno subito il meltdown. Durante il terremoto i reattori si sono arrestati, ma senza raffreddamento l'acqua nel nocciolo è evaporata. Le barre di combustibile sono rimaste esposte e in poco tempo si sono fuse a quasi 3000 gradi, formando una specie di magma detto corium e rilasciando una grande quantità di idrogeno, un gas altamente esplosivo. La pressione nella vasca e nella capsula del reattore è così aumentata vertiginosamente e per evitare l'esplosione del reattore i tecnici sono stati costretti ad espellere gas radioattivo nell'atmosfera tramite la ciminiera della centrale. Ma il gas si è infiltrato nell'edificio a causa delle numerose falle create dal terremoto. L'idrogeno ha reagito violentemente con l'ossigeno presente nell'aria e l'esplosione ha distrutto tutta la parte superiore degli edifici 1, 3 e 4, apparentemente senza danneggiare i reattori. Durante le esplosioni ci sono stati grandi rilasci di materiale radioattivo che, sospinto dai venti, si è depositato sul mare, terre e città della prefettura di Fukushima. Il mio nome è Takeshi Takahashi. Ho assunto il ruolo di direttore della centrale nel dicembre del 2011, sostituendo il mio predecessore, il signor Masao Yoshida. Vorrei anzitutto porgere le mie più sentite scuse alle persone di tutto il mondo per i disagi causati da questo incidente. Le scuse hanno un grande ruolo nella cultura giapponese.
Anche il presidente della TEPCO, Masataka Shimizu, a suo tempo si è scusato. Ma le sue scuse non sono state molto apprezzate. Come spesso avviene in Giappone, si tratta infatti di scuse formali, non di assunzione di responsabilità. Per la TEPCO, infatti, l'incidente è sempre stato considerato sotegai, vale a dire imprevedibile, perché nessuno, secondo loro, poteva prevedere uno tsunami di 14 metri. Come si fa a vivere nel terrore che un figlio possa ammalarsi di cancro, di leucemia, per colpa ad esempio di un cartone di latte sbagliato? I giapponesi rimasti soli si organizzano da soli. Nascono associazioni, gruppi di solidarietà, iniziative autogestite dove si effettuano screening full body e analisi dei cibi. In alcune abitazioni durante il weekend si organizza un mercato domestico dove le mamme della zona si riuniscono per acquistare prodotti provenienti da coltivazioni lontane, da province considerate sicure. Ma nel frattempo cresce a dismisura il commercio online e con esso le truffe. In un paese dove i contadini erano abituati a lasciare i loro prodotti incustoditi per strada, dove gli acquirenti lasciavano a loro volta i soldi, la gente non si fida più. Soprattutto non si fida più delle autorità. E questo è il danno collaterale più grave nascosto prodotto dal disastro di Fukushima. La scomparsa di quell'armonia, di quell'educazione e di quell'equilibrio che i giapponesi chiamano wa. Per non parlare dei morti per depressione, di crepacuore, per stress e dei suicidi che si commettono per disperazione o per calcolo. Perché le assicurazioni pagano, e bene, in caso di suicidio. Fukushima è una tragedia interna, accaduta in tempi di pace, mentre Hiroshima e Nagasaki furono due tragedie causate da una potenza straniera che segnarono la fine della Seconda Guerra Mondiale. Da quella tragedia il popolo giapponese uscì sconfitto, ma unito e rafforzato nello spirito. Tradizionalmente il giapponese rispetta i vincitori e non cova vendetta se la vittoria è stata conquistata onestamente. Siano essi forze della natura, come tsunami o terremoti, o uomini.